Sono innumerevoli le volte che nella mia vita lavorativa ho percorso l'autostrada A4 che passa davanti a Soave e non mancavo mai di volgere lo sguardo verso il suo castello con le sue torri e le sue mura che scendono e proteggono il centro storico. Più volte ho pensato di venire a visitare questo luogo e quest'anno finalmente, assieme a mia moglie e mia cognata, ho potuto realizzare questo proposito. Sì, allora signore, io adesso vi lascio degli opuscolini che vi aiuteranno un pochino a capire quello che c'è all'interno. Ne volete una testa, signora, così? Questo castello non è concepito a fini abitativi, ma come una fortezza volta a presidiare un territorio che era politicamente strategico. Venne costruito attorno al X secolo, svolgendo la sua funzione in tutto il periodo medioevale. I primi feudatari furono i San Bonifacio, che gestirono il castello fino agli inizi del 200. Successivamente la proprietà passò alla famiglia dei Greppi, poi a quella degli Scala. Crebbe di importanza però sotto la dominazione scaligera, quando nel 1375 lo rafforzarono con la costruzione della grande cinta muraria che circondava l'abitato. Da allora ci fu un susseguirsi di guerre sanguinose in cui ebbero un ruolo importante anche la Repubblica di Venezia e l'Impero degli Asburgo. Nel 1889 la proprietà passò alla famiglia Camuzzoni, che fece ingenti investimenti per il restauro di tutta la struttura e che tutt'oggi si fa carico di preservarne la storia e la bellezza. Il castello si compone del mastio, ovvero dell'alta torre centrale, attorno alla quale si sviluppano gradualmente i giri delle mura che separano tre grandi cortili ed un piccolo cortile pensile. L'ingresso principale, che accede al primo cortile, è difeso da un ponte levatoio e da una torre possente detta di San Giorgio. Da qui si può salire su un ripiano rialzato che originariamente ospitava una chiesetta di cui oggi si scorgono solo i resti delle sue tre absidi. Attraverso una porta ad arco si accede poi al secondo e più ampio cortile, detto della Madonna, per la presenza di un affresco del 1321 a lei dedicato. Al terzo cortile si accede per mezzo di una scaletta metallica che supera il dislivello volutamente creato a fini difensivi. L'accesso è protetto da due robuste porte, una a saracinesca e l'altra a doppia anta su cardini. Qui c'è il torrione mastio, a cui vi si accede percorrendo i muri perimetrali e salendo una scala che conduce alla stanza del secondo piano. Da qui, attraverso due botole, si può osservare la stanza al primo piano, che si dice fosse la camera delle torture. A sua volta, in questa stanza c'è una botola che sovrasta il vano cieco in cui venivano gettati, morti o morenti, le persone torturate. Nel 1770, in questo vano cieco, venne aperto un passaggio e una finestra che si dice portarono alla luce circa 2 metri di ossa umane. Dal secondo piano si può salire sulla terrazza del mastio. Al centro del terzo cortile c'è il pozzo del castello. Alla sua sinistra si possono vedere impresse le tracce di una casa a due piani. Al pian terreno c'era anche un'officina per la fabbricazione delle armi. Addossata alla cinta muraria c'è la casa del capitano, che ospitava la guarnigione di presidio.
Finita la visita al castello, dopo aver pranzato in una trattoria con una fresca cantina e gustato il vino tipico di Soave, abbiamo continuato la visita del centro storico e del piccolo santuario di Santa Maria della Bassanella.